Nell'ultimo periodo stiamo viaggiando forte e dobbiamo provare a continuare a farlo, perché è chiaro che vogliamo far bene, vogliamo essere competitivi. Stasera è stata una partita difficile, complicata, ma l'abbiamo interpretata bene, giocando sempre bene il primo tempo, un po' meno il secondo, ma avendo l'occasione per raddoppiare. Quindi dobbiamo assolutamente continuare. Se ne deve rendere conto sempre di più, perché ha dei mezzi tecnici e fisici che sono incredibili, e quindi sicuramente gli ha fatto bene comunque a livello di atteggiamento, a livello di mentalità, giocare qualche partita da difensore centrale, anche se chiaramente è meglio al terzino, ma gli ha fatto bene, perché giocare da difensore centrale non devi mai mollare un attimo, devi stare più attento, devi stare più aggressivo, più intenso, e adesso sta portando questi insegnamenti che ha avuto in quelle partite anche nel suo ruolo naturale, perché chiaramente può diventare, non lo so se magari lo è già, ma comunque il terzino, uno dei terzini più forti del mondo. Stanno facendo delle ottime prestazioni sicuramente, Matteo è tornato, ripeto, sicuramente a livello mentale più sicuro di sé, felice sicuramente, sereno, perché è sempre stato bene con noi, ha fatto una prestazione incredibile, così come Yassin sta continuando nella sua crescita, nelle sue prestazioni molto positive. Devono continuare così, perché stanno dimostrando di avere delle qualità importanti. Il nostro comunque rimane un risultato parziale, il campionato è ancora tanto lungo, noi abbiamo ancora tante possibilità per provare a vincere tante partite, e poi soprattutto da giovedì ci dobbiamo ributtare con grande convinzione, grande forza nell'Europa League. Non possiamo sempre pensare di riuscire a fare tre gol per vincere le partite, quindi c'è stata un'attenzione, una comunicazione, un sacrificio da parte di tutti i giocatori che ci ha portato ad essere sicuramente più compatti, lasciando meno spazio, lasciando anche meno uno contro uno a giocatori che poi, se lasci uno contro uno a giocatore come che è al Napoli, può andare in difficoltà. Non siamo stati perfetti, ma comunque abbiamo lavorato bene. Adesso stiamo lavorando bene, cerchiamo di dare continuità. Purtroppo abbiamo pareggiato contro Bologna, ma era anche una partita tosta. Oggi vinciamo 1-0, abbiamo lavorato bene da squadra e sono contento per questo. Sapevamo che Napoli è una squadra forte, ha un centrocampo forte, è vero. Credo che la partita si è giocata anche un po' là. Sapevamo che dovevamo dare tutto a centrocampo per i contrasti, non lasciarli ripartire. E abbiamo fatto un'ottima partita, dopo sono super contento di giocare con Isma, era la prima volta, è veramente un fratello per me, quindi questo momento l'aspettavo da tanto e sono contento di poter giocare al suo fianco e spero di poter farlo ancora. Sinceramente non sono uno che guarda le statistiche, a volte non vuol dire niente, puoi avere anche 100% di palla giocate, ma hai giocato solo indietro, quindi io cerco di dare sempre un aiuto alla squadra sviluppando gli attacchi per mettere in condizione gli attaccanti, dopo che ho un 35-100-120 non mi interessa. Io aspetto una partita tosta, una squadra di Rennes con tanta qualità, che è allenato da un top allenatore, anche Julien Stéphan, che fa un bel lavoro con Rennes, quindi oggi penso che tutte le partite sono toste, quindi dobbiamo giocare da Milan e sono sicuro che qua a San Siro ci aiuterà tanto.